Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Watch Dogs. Iniziamo un'altra missione, ma agheriamo Avessi prima io il quella tipo, va. forza. 6,60, vabbè, non è che ci aveva tutti sti soldoni. Quello sta ravana nelle immondizie, quindi lasciamo Quello fare. fuori. Vai. Non è un lavoro per Verba Tirone. che è un rischio, ma ho la sensazione che sia il bersaglio perfetto. Non ha niente, ma ha molto da perdere. Facile da intimidire. Ambizioso, ma pigro. Bene, parto da casa sua. Entro nel suo telefono e registro tutto. Trova l'accesso alla casa di Bad Bug. A capire qual è la casa, tra l'altro. Quello. Momento, da dove si parte? Da lì. Ok. Allora. Momento, momento. Devo farne arrivare una dove? Qui? Da sotto. Quindi dovrebbe arrivare da qui sopra. Ma faccio questa qui sopra. Non arriva là, sembra giusto. Ma però in realtà quella non serve, devo fare solo sopra e sotto. Porca mignotta. Qua ci arriva, qua facciamo arrivare da qui, per Fiat. Hai detto che mi portavi al mercatino? Allora, che cosa devi fare di tanto importante? Lavoro, nonna, lavoro! Beh, ma perché? Adesso hai un lavoro e non mi dici Non è niente? esattamente così, nonna. Ah, capisco. Allora non è un lavoro per Tyron, è un lavoro Oh, per Bedbug. dai, nonna! Bedbug non significa niente. Invece sì. Significa che sono un fico. Un cosa? Guarda che Bedbug piace un sacco alle donne. Mi fa schifo. No, non è così che ti ho educato. Sì, arrivo. Devo andare, nonna! Ti voglio bene! Sì, ti voglio bene anch'io, anche se devo dire che sei un cretino. Ci può stare, ci può stare. Vediamo che cosa riesco a scoprire. Se tutto va bene, nemmeno te ne accorgi. Seguiamo a piedi? Ma no, seguiamo sulla moto. Sta moto sportiveggiante. Mamma mia, che figata. Bene? Sì, B, andiamo. Ah, è salito qua. Che cosa vuole fare Iraq? Per controllare un villaggio. Fingi di essere amico. Dici che tutti quelli che stanno fuori sono dei pazzi, che vogliono rubargli tutto. Metti occhi e orecchie in ogni casa. Sai quello che comprano e quello che vendono. Li controlli. E se qualcuno sgarra, lo vieni a sapere. Allora, metti una buona parola per me. Non lo so ancora. Perché dovrei? Voglio affrontare qualcosa. E dai, ti porto sempre dovunque vuoi andare. E sono Siamo puntuale, dei B. fighi con questa Non ti ho mai moto, deluso, nemmeno una volta. È vero, è vero. Per questo voglio tenerti lì dove sei. No, ascolta, sul serio. se entriamo là ci spaccano il Vuoi fare culo. carriera? Non dovrei dirti niente, ma Iraq si sta Quindi allargando a Parque Square. Ci parlo io.
non si sa mai. Tappi, parla piano. Aia. Non ho soldi. Oh merda, non è che ha capito qualcosa? Iraq sta isolando tutta la zona. Torna sulla strada. Ma che siamo? Babysitter? No, siamo soldati. Ricordi quando Fly e i suoi sono spariti? Hanno esagerato e Iraq li ha fatti fuori di persona. Lo so, perché ho seppellito i corpi. Ehi, abbassa quella voce, cazzo. Sai che tuo cugino ha la paranoia che quella storia si sappia. E dico quello che mi pare. Eh? Cosa? Sei paranoico anche tu? Solo quando ci sei di mezzo tu. Bene. Lo ricatterò con questo. Se Iraq lo sente, Bedbug finisce sepolto in una discarica. Ok. Ci seguiamo ancora? Mamma mia, facciamola sgasare un pochino. Mazza che parcheggio sportiveggiante, Grazie. E stai attento. Come sempre, B. Pedinalo con la moto, però. Ma non posso entrare qua che mi spaccano i culi. Ok, non devo fare una cosa stealth. Cioè mi beccano e mi spaccano il culo. Il coprifuoco. Perché non chiami direttamente la polizia? No, quelli qui non ci vengono più. Non qui. Non gliene frega un cazzo a nessuno. Una parola, una parola. Proviamoci, Sì, ce l'hanno consegnato, è nostro. Siamo noi la polizia ora. Hai il diritto di succhiarmi il cazzo. Amico, sei pazzo. Hai il diritto di tenere il becco chiuso, stronzo. Piantala di abbaiare, rispetta la legge. Il bambino era innocente. L'hanno ucciso davanti alla madre. Hai le schede? Sì, P. E i PIN? Tutto lì dentro. Che mi dici di Iraq? Non pensare a Iraq, pensa a me. Dai che se qua ci beccano ci spaccano il culo. Calma. Momento. Si giri. Si gira? Momento, Dobbiamo per distrarlo. Esca. Vai. No, è un po' troppo lontano. Vacca troia. Ci abbiamo un'altra, l'avevo fatta. Non è vero. E che cos'è? Sta cazzo di caciara. Fanculo. Oh, guarda. Sono un po' l'ho scoperto. Arriva Bedbug. Ehi, come butta? Posso parlare con Lil Juice? Ma certo che sì. Da solo. Ti spiace se... che cazzo? Ti fai un giro? Bene. Famo da dietro, va. Oh, guarda! Arriva Bedbug! Ehi, come butta? Posso parlare con Lil Juice? Ma certo che sì! Da solo. Ti spiace se... che cazzo! Ti fai un giro? Sì. Ti faccio un giro. Che dici? Sospettano qualcosa? No, e sembra che il club non si fidi più di Iraq. Bene, perché ora tratteranno con me? E credimi, mi ricorderò di te. Attenzione, ci proviamo. Merda. Questo che sta girato verso di noi magari... sto perdendo il bersaglio, sta sega. Dai.
Occhio a quell'altro, merda. Vedo un cazzo. Dove cazzo sta? Ehi, Rabbit, che c'è? Ho un'informazione che ti piacerà, fidati. Su, dimmi. Eccolo, ci becca. Non qui, però. Vediamoci. Ce li hai i soldi? Sempre. Perché? No, perché ti costerà. Ma ne vale la pena, fidati. Merda, merda. Occhio. Occhio al ciccione, occhio al ciccione. Che cos'è? Mamma mia. Menti di panico. Che cazzo succede? A posto, B, stiamo scherzando. Sì, lo vedo. Io però vi avevo detto di tenere quei cazzo di occhi aperti. Devo dire ai Rack che due stronzi hanno lasciato entrare qualcuno qui dentro. Non è entrato nessuno, gli uomini sono tutti fuori. Il posto è sicuro. Sarà meglio. Sarà meglio. Ecco, adesso seguo la telecamera e quindi... Cioè, lo lascio qua il personaggio? Se lo inculano, secondo me. Comunque. Volendo potevo anche mettermi in macchina e nascondermi, però. Dai, parla. Senti, quel che so vale 500. Che cazzo sei venuto a sapere che costa così tanto? Guarda che se non paghi non ti resta molto da vivere, eh? Ah, adesso mi minacci! Non fare lo stronzo con me! Credi che Iraq non lo verrà a sapere? Sei fuori di testa! Ah, Buck. Iraq. Davvero? È lui il tuo problema, cazzo. Ok, ok, ok. Va bene, dimmi cosa sai. Tieni e niente cazzate. Senti, ti diranno di andare alla matta e lì ti ammazzeranno. Tutte stronzate. Oh, ehi, ehi! Ma che cosa fai? Andiamo, B. Non parlo. Lo sai, non... Ma che cazzo... Cioè, fatto. Era così. Rabbit ha derubato Iraq. Se vedi quello stronzo, sparagli. Io vado, V. Se si vede. E chiama Rabbit. Che cazzo lo chiama? Un momento. Posso tornare da me? Esci da sto cazzo di coso. No, eh? Ah, là sta, ok. Moment, moment. Moment. Vabbè, facciamo così. Sta imboscato là. Cazzo lo faccio a chiamare. Ah, ok. E tu chi sei? Quello che ti ha appena salvato il culo. E posso fare di più se collabori. Cos'è la matta? Ok, ok, portami via da qui e te lo dico. Ok, fa attenzione. Così non va bene. Ah, lo gli devo dire dove spostarsi. Momento. Dov'è che lo devo portare? Là sotto. Bene, bene. Vai qua, giovane. Ok. Subito. Muoversi. Ricevuto. Vedo un cazzo. Occhio. Sai che se lo stanno per inculare. Non lo so, vabbè, vieni qua. No, no. No, successo macello, scusi, scusi. Scusi. Righiamo dopo. Arrivederci. Un po' di rispetto a questo stronzo. Sì, spaccate il culo, sti giovani. Succede un macello. Momento. Oh, ma che cazzo volete? Mamma mia, è scattata la rissa. Mortacci sua. E che cos'è? Vacca puttana. Ma è colpa sua che non c'ha quella sportiveggianza da giaguaro. Chiamiamolo, va. Ma lo posso far venire qua e lo faccio entrare in macchina, ce ne andiamo con sportiveggianza. Cos'è la matta? Ok, ok, portami via
lo dico. Ok, fa attenzione. Ok, cavolo, vai. Non voglio morire. Ma porca troia, vaffanculo. Rabbit, aspetta. Cazzo. Tutti pronti. Ok, è tutto pronto. Tu lo porti alla fabbrica e i miei uomini lo ammazzano. So che è un amico. Questo cazzo. È un test. Fallo e sarai ricompensato. Merda. Irak vuole far ammazzare Bedbug. Devo eliminare il plotone di esecuzione. Abbandonare, vabbè, sti cazzi. Scusate. Arrivederci. Ci possiamo stare. Occhio. Scusi. Abbiate fede, un momento. Ok. Prendiamo questa che sembra abbastanza sportiveggiante. Ok, nuovo veicolo disponibile, figa. Irak se ne sbatte di questi galottieri. Ma una banda non può avere anelli deboli. L'ho già visto succedere. Ce la metti tutta. Si trambale. Ma se Bedbug dimostra di avere animali, Irak salva la faccia e lo salterà. Scusate. Avete fede. Ok. Aspettiamo la prossima telefonata. Che tempismo. Il tuo fidanzatino Maurice si stava lamentando. Dice che hai capito male, che è stato incastrato. Posso sparargli un paio di colpi nelle rotole? No, non puoi. Ah, sei così prevedibile. Non ti faccio più favori. E invece? Ti serve un favore. Tendo un'imboscata. Dovresti portarmi un po' di esplosivo, ce la fai? Posso fare tutto. La domanda è, voglio farlo? Aspetta. Oh, aspetta. Sai che ti dico? Va bene, sì. Fammi radunare i ragazzi e ci vediamo lì. Che è un po' di sportiveggianza on the road. Ma sì, facciamoci un giro un po' cazzuto con il nostro nuovo veicolino. Scusi. Andiamo un po' di velocità, va. Tanto la police tutto in regola. Siamo in servizio. Voglio un'utilitaria o qualcosa. Opera. Qualcuno che attraversa col rosso. Un'amicizia. Attenzione, non gira benissimo, però vola meglio. Attenzione, tagliano la strada. Scusi, permesso. Opela. Sì, la missione andiamo a fare dopo. Dai ragazzi, facciamo qualche giro. Opela. Qualche giro così. Attenzione con le auto delicate. Aspetta, dove cazzo stiamo andando? Momento. Strada chiusa. Tiralo. Mamma mia, che sportiveggianza. Sì, riprendiamo la strada da qui, va. Oddio, non è che c'è una ripresa cazzuta, però. Siamo in servizio. Vai, alza il ponte. Occhio. Attenzione, ci proviamo. Attenzione. Ma che cazzo di ponte è? Mi scusi. Momento, scusate. Date fede. Guarda questo che passa col rosso. Che cos'è? Sti giovani. Sti pirati della strada, però. Occhio palo. Messo. Attenzione. Frena. Momento. Che fa? Lampeggia, mi scusi, buono.
Mamma mia che scombatone. Creiamo un po' di panico. Aspettate, vediamo un attimo la mappa. Proviamo ad andare in quest'altra zona. Qui sopra anche. Anche qui sopra non sarebbe male. Allora, puntiamo che dobbiamo andare qui. Seguiamo. Oh, bella, ormai è andata. Alla prossima. Attenzione, pirati della strada. Scusi, scusi. Io taglio. Attenzione, attenzione. Non si può tagliare. Ok, perfetto. Però è resistente sto gamo, eh. Dai, è così. Curvone, curvone. Guarda quello che passa con rosso. L'ho tentato di evitare, l'avete visto. Ho provato in tutti i modi. Oppela. Scusi, scusi, si scolla per favore. Che... Attenzione, devo fare il curvone. Attenzione. Questi si mettono sotto le ruote. No, quello lascio andare. Non so perché. Adesso. Mamma mia, che cazzutaggine il camion dei pompieri. Occhio. È così, cazzuti e cattivi. Andiamo qua, che contromano pare brutto. Attenzione al muro. Vabbè, però non si sposti. Io c'ho la, i lampeggianti, eh. Ricordate. Attenzione. Attenzione a panino. Scusi. Attenzione. Occhio, occhio. Oppela. Panico, panico. Adesso. Scusi. Qui è trafficata, qui è trafficata. Attenzione. C'è uno spazio tra la folla. Oppela. Attenzione, panico. Passa col rosso. Sfida le leggi della fisica. C'era. Attenzione, attenzione, scusi. Scusi. Attenzione con queste utilitarie, sono pericolosissime. Guarda là, contromano. Attenzione, attenzione. Scusi. Al curvone di giù in fondo. Proviamo. Ci appoggiamo. Oppela, l'utilitaria è andata. No, no, ce l'abbiamo qui. Scusi. Attenzione a questi curvoni. Mamma mia, con sportiveggianza. Attenzione, scusate. Scusate. Si passa per il momento. Vai, va, famocelo tutto sto rettilineo. Attenzione, si ferma col giallo. Il giallo si passa. Con una. Attenzione. No, no, dritto, dritto. Questo è sportiveggiante, eh. Mamma mia, guarda com'è sportiveggiante. Attenzione. Ci arriva di quasi al capolinea. Passa col rosso. Vabbè, quest'altro però c'è di mezzo. Attenzione. Oppela. Mi scusa, è andato in acqua? Vabbè, almeno si è spento l'incendio. Mi scusi, anche lei si è buttato. Non è civile ucciso, civile suicida. Segnatelo questo, eh. Civile suicida. Attenzione, stiamo fumando. Vai, vai. Però vedete, noi abbiamo acceso le sirene. La gente mica si sposta. Se c'è un incendio, che succede? Ok. Messo. Sì, sì, un po' di cazzeggio così on the road. Abbiate pazienza. Attenzione, pure lui è passato col rosso. Attenzione, attenzione, il ponte, il ponte. Il ponte di prima. Ma noi con sportiveggianza lo saltiamo. Attenzione, chi c'è sotto? Oppela, nessuno. Siete stati fortunati, eh. Però una mezza idea ce l'avrei. Momento che faccio manovra. C'era uno che voleva passare il ponte, si vedeva, ma non ci riusciva. Non c'è, eh? Dov'è l'utilitario che voleva saltare il ponte? L'avevo vista? No, c'è il camioncino, sto cazzo.
Famo questo, va. Vai giovane, vai. Con tutto il cuore. Dov'è? Oppela. Attenzione, panico. Ah, sta lì, sta lì. Aspettate, scusate, gli do una mano. È scesa la signora, mi scusi. Signora, mi sa che mai. Oh, attenzione, attenzione. Piano, piano. Vabbè, la macchina la recupera più avanti. Vabbè ragazzi, io direi che ci possiamo vedere con il prossimo video. Guarda qua, che cos'è? Scusate, fate fare male. Occhio, occhio. Ci vediamo con il prossimo episodio di Watch Dogs. Tanto non è che abbiamo fatto troppi danni in questo episodio. Io magari parcheggio e mi prendo quella che è più sportiveggiante. Attenzione, attenzione. Le do questo, guardi che si diverte di più, secondo me. Signorina, lasciala fare, che lei con questa macchina fa solo dei danni. Allora ragazzi, ci vediamo come detto con il prossimo episodio di Watch Dogs. Mi raccomando, come sempre, commentate, fatemi sapere la vostra. Se potete condividete i video. Attenzione, quella macchina mi mancava. E là. E oppela. Quella era un pezzo della mia macchina? Sì. E niente, ci vediamo con il prossimo episodio di Watch Dogs. Un saluto a tutti da quel tale Ale.